Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La parola. Soave che i fratelli siano insieme, dice il Salmo. Ecco, questa è un'esperienza che dobbiamo fare. Vedete, le circostanze ci obbligano ad andare all'essenziale. Forse per anni ci siamo cullati nel già saputo, nella convinzione così che si debba continuare, se è fatto così si deve continuare a fare così. I tempi che stiamo vivendo, non mi riferisco soltanto alla pandemia e alle distrattezze a cui questo momento di emergenza ci ha obbligati, ma mi riferisco al fatto che oggi realmente la fede del popolo di Dio, deve ritornare ad essere testimonianza. Voi siete testimoni di quello che è accaduto. Allora, non possiamo trincerarci dietro delle regole rispettabilissime, antichissime, ma che noi onoriamo soltanto verbalmente. Che i fratelli stiano insieme. Le nostre confraternite, mi riferisco alla nostra di Trasaella, ma abbiamo la gioia di salutare i rappresentanti delle confraternite del territorio, capite che significa essere confratelli e consorelle, vivere insieme, cioè mettere in pratica quello che il Signore ha fatto per noi. Io sono il Signore e vi lavo i piedi, io sono il Signore e sono l'ultimo di tutti. Questo non deve essere più soltanto ripetuto stancamente. Quindi auguro alla nostra confraternita dell'Immacolato Concepimento di Maria a Trasaella di vivere la fraternità. I ragazzi, io forse voi non lo sapete perché non ci sentiamo spesso, ma vedete, i ragazzi ci stanno dicendo, lo dico a me personalmente come povero prete, ma lo dico a voi che siete papà, nonni, che certamente avete a che fare con i ragazzi. Se il riconoscimento di Gesù venuto a Natale è soltanto un'occasione per abbandonarsi ai ricordi, è soltanto una cosa che si trasmette senza che incida nella vita, e allora i ragazzi fanno bene a non seguirci più. Guardate che vi dico, i ragazzi, se non vedono la testimonianza reale di una vita cambiata, e allora vanno per altre strade, che poi non sono le strade che un papà o una mamma potrebbero raccomandare. Perché i ragazzi e le ragazze oggi vanno altrove, non perché c'è la pandemia, ma perché hanno visto in noi una cattiva testimonianza, un calo di testimonianza.
Ecco, voi con fratelli e con sorelle dovete vivere una fede che incida nella vita, in un mondo in cui tutto dice il contrario. Adesso non è il caso di elencare i guai di oggi, ma guardate che lo stanno dicendo tutti, siamo una minoranza anche in Italia, dove si parla di eutanasia. L'altro giorno si parlava di eutanasia e tutti quanti applaudivano, anche dalle reti cattoliche. Dice, vabbè, ormai non c'è più niente da fare, stabiliamo che si possa morire. Guardate, questo non è secondo Dio. La vita non ce la siamo dati da noi, non ce la possiamo togliere da noi. Dal primo istante fino all'ultimo è dono e grazia. Noi siamo testimoni di questo, siamo rimasti soltanto noi. Allora, ben venga la testimonianza di chi in un mondo contraddittorio e certamente lontano dal timore di Dio testimonia la verità. Com'è bello e quanto è soave che i fratelli stiano insieme. Voglio dire a voi, con fratelli e con sorelle, che l'adesione a un'istituzione che vanta secoli di vita non può essere formale. Non può essere, non deve essere formale. Tantomeno credere, dice, vabbè, facciamo i confratelli, ma poi la vita si svolge da un'altra parte. No, qui è la vita, nel ritrovarci insieme, come fratelli e sorelle, nell'ascoltare la parola di Dio, nello spezzare il pane che ci sostiene nel cammino.